Hare Krishna. Arrivo. Benvenuti a tutti, scusate per la voce e il corpo. Come dice una delle nostre guide, il corpo non fa sconti. E oggi parleremo di Vritasura, il successo e il suo reale significato. Non so se vi ricordate l'ultimo appuntamento di Soffermiamoci, avevamo parlato di Citraketu, quel grande re che non poteva avere un figlio. E avevamo concluso il racconto parlando della maledizione che aveva ricevuto da Madre Parvati, l'eterna consorte di Shiva. Non so se qualcuno, chi c'è, mi ricordo tu, Paolo, mi sembra che c'eri, non so chi altro c'era. Comunque vi riassumo brevemente quello che è successo prima. Citraketu appunto era un grande saggio, un grande re, e mentre stava glorificando le glorie del Signore, vede il Signore Shiva davanti a un'assemblea di saggi e di rinunciati che stava parlando proprio della rinuncia. E mentre stava parlando, lui aveva sulle sue ginocchia la sua eterna consorte, Madre Parvati. E quindi, grazie, e quindi Citraketu, nel vedere il Signore Shiva che parla della rinuncia a questi grandi saggi, babagi rinunciati, con la moglie, con l'eterna consorte sulle gambe, sorride e ad alta voce dice: ma guardate, sta parlando della rinuncia a questi grandi saggi, a questi grandi rinunciati, con sua moglie sulle gambe. E quindi fa un'osservazione quasi sarcastica. In realtà la sua intenzione non era quella di criticare o di offendere Shiva. Infatti né Shiva, né gli astanti, né i saggi, né gli altri sannyasi rimasero offesi da questa osservazione. Perché Citraketu voleva dire: guardate com'è elevato, sta parlando della rinuncia a questi grandi saggi con la consorte sulle ginocchia. Ma Madre Parvati, che la consorte del Signore Shiva, noi sappiamo, la moglie non tollera mai quando il marito viene offeso, non poté tollerare questa osservazione. E quindi maledì Citraketu. Gli disse: ma che razza di devoto sei? Tu glorifichi il Signore e stai offendendo un grande Signore come il Signore Shiva. E quindi lo riprese e lo maledisse a prendere nascita come demone. E quindi Citraketu, che appunto era un grande devoto del Signore, accettò a mani giunte questa maledizione di Madre Parvati. E questo proprio ci insegna come un devoto reagisce qualunque cosa succeda, la vede sempre come una volontà superiore, una volontà del Signore, e non si lamenta. E anche se pensa di essere nel giusto, perché noi in realtà, ricordiamo, non voleva assolutamente offendere il Signore Shiva, e anche se pensa di essere nel giusto, non si ribella. Non si ribella, a mani giunte fa gli omaggi a Padre Parvati e accetta questa maledizione. Quindi la maledizione e quindi come risultato della maledizione prende nascita come Vritasura, che è questo demone che venne poi ucciso da Indra, di cui parleremo appunto stasera. Vritasura era un demone molto potente, molto grande e molto effulgente anche. E quando apparve nell'arena del sacrificio c'è una storia prima del perché apparve Vritasura. Praticamente Indra aveva ucciso, Indra ricordiamo era dei pianeti celesti. Ora, queste sembrano tutte storielle, però in realtà è quello che viene narrato nel Bhagavatam, sono cose reali che sono accadute in ere precedenti. E quindi Indra stava facendo, no, Indra uccise questo Vishvarupa, questo Brahmana, e a causa di questo atto colpevole, il padre di Vishvarupa fece un grande sacrificio, e il risultato di questo sacrificio fu l'apparizione di Vritasura, che in realtà, appunto, nella vita precedente era il grande saggio Citraketu.
Quindi lui appare, questo demone così effulgente, così potente, così forte. Quindi Indra e tutti gli altri esseri celesti, quando lo vedono, tutti hanno paura, perché hanno tutti timore di questo essere così enorme. E tutti vanno dal Signore Krishna, tutti cercano di prendere rifugio e chiedono a Indra di combattere contro Vitrasura. Di eliminarlo, perché? Perché hanno paura. E Vritasura, pur essendo un demone, non si è dimenticato di chi lui in realtà è. Il ricordo costante di Krishna, il ricordo costante del Signore Narayana, non l'ha abbandonato. E questo è un grande insegnamento per noi. Perché nella nostra vita quotidiana possono succederci tante cose. Può esserci tolta la casa, la famiglia, i figli, le ricchezze, questo e quell'altro, tantissime cose. Ma nessuno può toglierci il dono del ricordo di Krishna se noi ci dedichiamo a ricordarlo per tutta la vita. Nessuno può toglierci questo dono, questo ricordo. Ed è fondamentale comprendere che questa è la vera ricchezza del devoto. Vritasura sapeva benissimo qual era lo scopo di questa battaglia. Lui sapeva che dopo questa battaglia, lo scopo di questa battaglia era tornare da Krishna, tornare dal Signore Narayana, e non aveva paura di perdere la vita in battaglia. Quindi il re Indra, re dei pianeti celesti, sotto la richiesta degli altri esseri celesti, combatte contro Vritasura. E in un momento Vritasura incomincia addirittura a predicare al Signore degli esseri celesti, a Indra. E vi leggo un verso bellissimo. Qui Vritasura dice: O Indra, nessuno ha la garanzia di essere sempre vittorioso, tranne il beneficiario originario, Dio, la persona suprema, Bhagavan. Egli è la causa della creazione, del mantenimento e della distruzione e conosce ogni cosa. Essendo dipendenti e obbligati ad assumere corpi materiali, i contendenti subordinati talvolta sono vittoriosi e talvolta sono sconfitti. Questo è quello che noi viviamo costantemente, a volte c'è onore, a volte c'è disonore, a volte c'è felicità, a volte c'è amarezza. Ci sono tante situazioni nella vita quotidiana, ma tutto dipende da Krishna, non dipende da noi. Noi non siamo noi che determiniamo la vittoria e il fallimento. E nella spiegazione Prabhupada dice che la vittoria e la sconfitta non appartengono a loro veramente, cioè alle persone, alle anime. Si tratta di piani di Dio messi in atto con la mediazione della natura materiale. L'orgoglio della vittoria e il dolore della sconfitta sono inutili, Prabhupada spiega. Sta dicendo questo perché durante la battaglia Indra si scoraggiano, ecco, quasi che non vuole più combattere. Allora Vritasura, che esternamente ha le sembianze di un demone, comincia a dirgli: tu hai il dovere di combattere, tu devi combattere. E non, gli dice proprio: non comportarti come un vigliacco, come uno sciocco, non essere attaccato all'opulenza e al regno. Tanto vittoria, sconfitta sono passeggeri. E gli dice anche: non essere triste per la mia vittoria, perché Vitasura in quel momento stava vincendo. In realtà vince realmente perché torna da Krishna. Non c'è bisogno di interrompere la lotta, dovresti invece continuare a compiere il tuo dovere. Quando Krishna lo desidererà, certamente sarai vittorioso. Vi leggo anche un verso molto bello in cui Krishna dice ad Arjuna: tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri che ti spettano, ma non di godere dei frutti dell'azione. Non considerarti mai. Scusate. Non considerarti mai la causa dei risultati dell'azione e non cercare di sfuggire al tuo dovere. Questa storia ci insegna che noi dobbiamo agire,
Non dobbiamo tirarci indietro dall'azione, ma non dobbiamo essere attaccati al risultato di questa azione, perché il risultato dipende da Krishna. Noi siamo soliti pensare che il risultato si vede dai frutti, eh? L'albero si vede dai frutti, ma il frutto che vede Krishna non è un frutto esterno, non è un frutto superficiale. Il frutto che Krishna vede, quello che si aspetta da noi, è vedere come noi, con quale coscienza, reagiamo alla sconfitta o alla vittoria, all'onore o al disonore. Quanto sappiamo essere coscienti di Krishna in ogni istante della nostra vita, quanto sappiamo essere coscienti di Dio in ogni momento. E quanto questo ci permette, questo essere sempre coscienti che tutto dipende dalla sua volontà. Con questa coscienza ci permette di sviluppare fede, gratitudine e amore per Krishna. Ed è questo il frutto che Krishna vuole vedere. Ed è questo il reale successo delle nostre azioni, quando sappiamo accettare tutto quello che Krishna ci dà come una sua misericordia. Vritasura non era affatto disturbato dall'aver assunto delle sembianze di demone. Lui sapeva qual era lo scopo della vita e sapeva che in questa guerra con Indra sarebbe stato ucciso e sarebbe tornato da Krishna. In realtà, anche se lui esternamente perde perché viene sconfitto da Indra, Indra lo uccide esternamente, a livello superficiale sembra che sia Vritasura a perdere e Indra a vincere, perché riprende il regno dei pianeti celesti. In realtà non è Indra che vince, è Vritasura che vince, perché è lui che torna da Krishna, perché non è attaccato ai beni di questo mondo, non è attaccato alla ricchezza. Quindi agli occhi di Krishna Vritasura è il vincente, non Indra. E così dobbiamo comprendere che Krishna non guarda mai tutto ciò, tutto in superficie. Krishna vuole che noi andiamo in profondità nella nostra vita spirituale. E comprendere che tutto è misericordia di Krishna non è una cosa semplice. Non è qualcosa che si può fare in maniera artificiale. Questo è il naturale risultato di un canto regolare, di un canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e della compagnia dei devoti che ci permettono di farci vedere cosa significa realmente che tutto è misericordia di Krishna. A proposito, vi racconto una storia che ho ascoltato dal mio maestro spirituale, che racconta sempre Prabhupada, di un re e di un primo ministro. Allora, c'era questo re che era solito andare a caccia col primo ministro e tutti gli altri. E in una di queste escursioni di caccia perde un pollice. E questo lo fa proprio andare, lo fa infuriare. E il primo ministro, suo primo ministro, era una persona molto saggia. Ogni cosa che succedeva all'interno del regno diceva al re: non preoccuparti, è misericordia di Krishna. Qualunque cosa succeda, tu non ti devi preoccupare, tutto è misericordia di Krishna. Quando il re vede che durante questa escursione di caccia perde il pollice, è molto arrabbiato. Primo perché ha perso il pollice per il dolore, e secondo perché era molto identificato anche nel corpo. Perdere il pollice era come se avesse perso una parte della sua bellezza. Noi sappiamo che se tutto sembra che va bene, se c'è anche una piccola cosa che ci disturba, la nostra attenzione va tutta su ciò che ci disturba. La sofferenza è più forte come intensità, è molto più forte. E quindi si arrabbia tantissimo. Allora va dal primo ministro e dice: ma guarda, adesso dimmi, mi dice, tu visto che, dimmi perché mi sono rotto il pollice, perché è successo proprio a me che si è staccato il pollice. E allora il primo ministro ripete quello che ripeteva sempre, cioè: questa è misericordia di Krishna. Allora adesso non posso più tollerare queste sciocchezze, qui non c'è nessuna misericordia, si è rotto un pollice, si è staccato il pollice. Quale misericordia? Dice: allora, visto che sei così, ti rinchiuderò in una cella, perché non posso più ascoltare le tue sciocchezze.
E quindi lo rinchiude in una cella. Ma si sa, a livello politico, ci sono, quando uno ha delle cariche o delle responsabilità, ha sempre amici e nemici. Quindi appena questo primo ministro va in cella, subito altre persone si candidano per essere primi ministri. In particolare uno che gli dice al re: posso essere io il tuo primo ministro? Io non ti dirò mai una cosa del genere, non è misericordia di Dio, non ti preoccupare, io non sono così. E quindi il re dice: ok, questa è la persona giusta. E quindi con un altro nuovo ministro, con questo nuovo ministro, va nuovamente questa escursione di caccia, perché questo fa parte della vita del re, degli aristocratici. Mentre va a caccia, arriva una squadra di briganti, una banda di briganti. Questi briganti erano soliti fare un'adorazione che è sotto l'influenza dell'ignoranza. Noi apprendiamo dalla Bhagavad Gita che ci sono tre tipi di adorazione: l'adorazione in virtù, l'adorazione in passione e l'adorazione in ignoranza. L'adorazione in ignoranza consiste nell'adorare degli esseri celesti facendo, offrendo dei sacrifici umani. Loro erano soliti fare questo. E quindi appena vedono il re così bello e fulgente con i suoi bei vestiti regali, il primo ministro, appena vedono il re dicono: questa è la persona adatta, con lui facciamo una bellissima offerta alla nostra dea, perché era così bello, era così ben vestito, così ricco, così opulento, erano contenti di poter fare un'offerta meravigliosa. Quindi lo catturano e lo portano nel tempio dove appunto dovevano seguire questo rito, questa offerta, questo sacrificio, cioè lui doveva essere sacrificato alla dea. E quindi comincia nel profumo, perché prima di fare un sacrificio c'è tutto un rituale, prima, quindi lo lavano, lo profumano con oli profumatissimi, lo vestono, quindi il pujari era pronto per staccargli la testa, questo era il rito, sì. Era pronto con la spada e stava per staccargli la testa quando vede che il re in quel momento incomincia a pregare, a recitare dei mantra e si accorge che gli manca un pollice. Dice: no, questo non può essere offerto, perché non è un uomo completo, è imperfetto, non possiamo fare un'offerta di questo tipo alla nostra dea, non è buona questa offerta, è boga contaminata, dico, perché non ha un pollice e quindi non possiamo più offrirti. E prendono l'altro primo ministro, che vedono che invece lui non aveva niente, questo nuovo primo ministro, e quindi offrono lui. E quindi il re cosa fa? Nel tornare al regno ripensa a quello che aveva detto il suo primo ministro. Dice: ecco, vedi, lui me l'aveva detto, questa è misericordia di Krishna, questa è misericordia di Dio. E quindi va subito in cella e va dal suo ex primo ministro e gli dice quello che è successo. Gli dice: adesso ho capito, tu mi hai detto che è così, e grazie a questo pollice tagliato non sono stato ucciso, non sono stato offerto in sacrificio. E gli chiede il re, il primo ministro: ma se hai misericordia di Krishna, perché tu hai dovuto soffrire così in questa cella buia? E subito il primo ministro dice: perché se io non fossi stato qui, avrebbero sacrificato me. E quindi, anche se noi non possiamo, con l'intelligenza materiale, noi non possiamo comprendere subito i piani di Krishna, ma se siamo in compagnia di persone sagge e di persone veramente impegnate nella vita spirituale, loro ci possono aiutare a comprendere cosa significa veramente riconoscere tutto come una misericordia di Krishna. E non è qualcosa di... non è tanto per dire, non è qualcosa di superficiale. Krishna si prende cura dei suoi devoti in ogni momento. Se noi lo cerchiamo, Krishna si rivela, così come Vritasura, lui non aveva dimenticato assolutamente Krishna, non aveva dimenticato il Signore Narayana, nessuno può toglierci questo ricordo, e questo è il nostro successo, questo è il reale successo, riconoscere che non siamo noi i destinatari di qualcosa, ma che tutto quello che accade è misericordia di Krishna, e che il fallimento e la sconfitta sono momentanee.
Non dobbiamo essere attaccati a onore o disonore. È tutto momentaneo in questo mondo, è tutto momentaneo. Infatti qua Srila Prabhupada scrive, allora, quando Krishna desidera certamente sarai vittorioso. Questo verso, scrive Prabhupada, è ricco di insegnamenti per coloro che operano nel movimento per la coscienza di Krishna. Non dovremmo essere pieni di giubilo dopo una vittoria, né afflitti dopo una sconfitta. Dovremmo fare uno sforzo sincero per adempiere la volontà di Krishna o di Sri Chaitanya Mahaprabhu, senza preoccuparci della vittoria e della sconfitta. Quello che Krishna vede è il nostro sforzo, uno sforzo sincero. Krishna non guarda il risultato esterno, non guarda le classifiche, non guarda niente. Guarda semplicemente il nostro sforzo di impegnarci al suo servizio, ossia quando Krishna è soddisfatto, quando ci impegniamo a servire il suo puro devoto, il maestro spirituale, i devoti. Krishna è completamente conquistato da questo sforzo e in questo consiste il successo per uno spiritualista, questo è il reale successo. E vediamo anche com'è bella questa storia, perché ci insegna che non dobbiamo mai giudicare a un livello superficiale chi è devoto e chi non lo è, chi è devoto e chi è asura, perché Vritasura aveva le sembianze di un demone, eppure è un grande saggio, era un grande devoto. Infatti qua predica Indra, gli dice, guarda, adesso vi leggo alcuni versi, vediamo se li trovo, in cui proprio gli predica, dice, vediamo un po' se li trovo. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Anzi, vediamo. Dice, grazie alla forza della tua folgore, dice Vritasura Indra, mi libererò dall'imprigionamento materiale, abbandonando questo corpo e questo mondo costituito di desideri materiali. Costituito di desideri materiali, fissando la mia mente sui piedi di loto di Sri Shankarsana, raggiungerò la destinazione dei grandi saggi, come Narada Muni, proprio come Sri Shankarsana ha detto. Le persone pienamente arrese ai piedi di loto di Dio, la persona suprema, che pensano sempre sui piedi di loto, sono accettate e riconosciute dal Signore come suoi personali assistenti e servitori. Il Signore non concede mai a tali servitori le brillanti opulenze dei sistemi planetari superiori, mediani e inferiori di questo mondo materiale. Quando si dispone di queste opulenze in una delle tre visioni dell'universo, si determinerà il naturale incremento dell'inimicizia, dell'ansia, dell'agitazione mentale, dell'orgoglio e dell'aggressività. Si richiederanno grandi sforzi per accrescere e mantenere ciò che si possiede e grandi saranno le sofferenze al momento della perdita di questi beni. Quindi qua Vritasura, anche se aveva le sembianze di un demone, sta predicando a Indra, dicendo non essere attaccato ai beni di questo mondo, perché i beni di questo mondo generano questo, generano ansia, generano agitazione mentale, generano orgoglio, generano aggressività, perché si ha paura sempre di perdere quello che si ha. Noi siamo costantemente in ansia. Infatti la malattia più diffusa attualmente, quali sono le malattie più diffuse? Quelle di origine mentale, l'ansia, la depressione. Quella è la vera malattia dell'anima condizionata. Perché? Perché c'è il terrore di perdere la posizione, di perdere una situazione, di perdere una persona cara. Perché il risultato di un attaccamento è la sofferenza. Quando siamo attaccati a qualcosa, a qualcuno, il risultato naturale sarà sofferenza. L'unico reale attaccamento che ci può salvare è attaccarci, aggrapparci alle istruzioni di Krishna e dei suoi devoti, perché queste istruzioni ci possono portare a casa. Così Vritasura era completamente in meditazione, lui sapeva il suo desiderio era quello di tornare da Krishna, non aveva altri desideri.
Quindi anche se esternamente perde la battaglia e viene ucciso, lui in realtà vince. E questo è quello che Krishna vede. Quindi parlerò brevemente, perché anche un po' per la voce, un po' per tutto. Questa storia ci insegna proprio com'è importante comprendere che tutto dipende da Krishna. Qualunque sia il risultato, è volontà di Krishna, non si muove foglia che Dio non voglia. Non dipende da noi. Quello che dipende da noi, quello che è importante, che da parte nostra ci sia uno sforzo sincero e costante. Questo è quello che Krishna vede. È spiegato nel capitolo 15, nel verso 15, Krishna dice: io sono nel cuore di ogni essere vivente. Lui è presente, lui sa esattamente quali sono i nostri desideri, quali sono le nostre aspirazioni. E lui ci accompagna in tutte le vite. È sempre presente, non ci abbandona mai. Quindi quello che lui vede è il nostro sforzo, il nostro desiderio di soddisfarlo. Qui da questa storia apprendiamo che anche grandi anime possono sbagliare, possono commettere degli errori, tra virgolette, vediamo come Citra Ketu, e quindi pagare per questi sbagli, avere delle reazioni, anche delle reazioni dolorose. Ma quello che poi succede alla fine è che Krishna rende sempre vittorioso il suo devoto, perché vede che nonostante l'insuccesso, nonostante il dolore, nonostante le reazioni, lui non si dimentica di Krishna. Quindi quando incamminiamo, quando ci imbattiamo in un percorso spirituale, in un percorso cosciente di Krishna, non dobbiamo pensare che questo ci permetterà di risolvere tutti i problemi, che non saremo mai malati o che non ci saranno mai difficoltà o che non ci saranno mai problemi. Ci saranno sempre delle prove, dei test, ma il risultato che Krishna vedrà è come noi affrontiamo ogni situazione, se noi l'affrontiamo in maniera cosciente di Krishna, cioè coltivando il ricordo di Krishna. E per sapere se stiamo agendo in maniera cosciente di Krishna o no, ci sono tre fonti a cui chiedere. Nella vita spirituale di un devoto è come il treno va su due binari, così nella vita di un devoto, nella vita di un aspirante spiritualista, ci sono tre binari. Guru, Sadhu e Shastra. Noi dobbiamo sempre confermare con il maestro spirituale, con il sadhu, ossia con l'assemblea dei devoti e con le scritture, se stiamo agendo in maniera cosciente di Krishna, se siamo sinceri in questo sforzo. Per questo è importante la compagnia di persone sante che ci possano aiutare a comprendere qual è lo scopo e qual è il vero successo della vita. E da questa storia impariamo anche che le qualità trascendentali, le qualità divine, non dipendono dalla famiglia da cui si nasce. Qui Vritasura appare come demone, però era in realtà un grande saggio. Vediamo che all'origine Krishna aveva creato una società perfettamente cosciente di Krishna, dividendola in Brahmana, Kshatriya, Vaisya, Sudra, in Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi, ognuno secondo le proprie qualità ricopriva un ruolo. Purtroppo col Kali Yuga questa visione perfetta è stata contaminata, e quindi può succedere che una persona che nasce in una certa famiglia, non, in realtà è come Prabhupada fa l'esempio: se io nasco in una famiglia di medici, ma non mi iscrivo all'università e non supero l'esame di medicina, non mi basta essere nato in una famiglia di medici per essere medico. Così contemporaneamente uno può nascere in una famiglia materialmente molto povera, però studiare e qualificarsi come medico. Così Vritasura appare come demone, ma in realtà era un grande devoto. Noi possiamo imparare a comprendere chi abbiamo di fronte quando lo ascoltiamo e quando vediamo i suoi atti.
non a livello superficiale. Noi siamo abituati ad avere un approccio superficiale con tutto. Invece la coscienza di Krishna ci insegna ad andare in profondità, a comprendere che una persona è realmente cosciente di Krishna, è realmente avanzata spiritualmente, quando fa nascere negli altri il desiderio di dedicare la propria vita a Krishna, quando fa nascere negli altri il desiderio di fare servizio di devozione. Noi possiamo riconoscere una persona santa da come si muove, da come parla. Mentre un abito, giudicare solo dall'esterno, è sintomo di superficialità. Così anche se Vritasura esternamente sembra alle sembianze di un demone potente, grande, enorme, spaventoso, in realtà ha qualità straordinarie. E infatti c'è un capitolo in cui si parla proprio delle qualità trascendentali di Vritasura. Perché la possibilità di studiare il Bhagavatam, troverete questa storia nel sesto canto del Bhagavatam. È molto bello, per questo è molto importante studiare questi testi, perché il Bhagavatam ci insegna proprio come agire e come ottenere il vero successo della vita. Così Vritasura in questa storia ci ha insegnato a come non dimenticarci mai di Krishna in ogni situazione, anche nelle più temibili, anche nelle più sofferenti. Tante prove dobbiamo affrontare. Abbracciare un cammino spirituale non significa non avere prove o non avere test. Anzi, più si avanza e più si hanno delle prove, come a scuola. L'esame delle elementari non è uguale all'esame delle medie. Più si va avanti, più l'esame aumenta. Quello che importa è come affrontiamo l'esame. Concludo raccontando un'altra storia di una ragazza, di una giovane devota che viveva in un college e che studiava tantissimo per superare un esame. E i suoi amici studenti invece tutto il giorno ascoltavano musica o facevano tutt'altro, tranne che studiare. Alla fine, in un modo o nell'altro, il giorno dell'esame, cosa è successo? Che tutti hanno superato l'esame tranne lei. E quindi era devastata da questo, ha detto, ma com'è possibile? E quindi è andata dal mio maestro spirituale e ha detto, non sono stata ammessa all'esame, com'è possibile? Mi sono sforzata tutto il tempo e non sono stata ammessa all'esame. E allora Maharaj le ha detto, un materialista quando non supera un esame si deprime, ma per un aspirante devoto deve vedere che dietro ogni cosa c'è la mano di Krishna. Krishna ha visto il tuo sforzo, ma se non ti ha dato questo risultato, tu non te la devi prendere con Krishna. Ora può sembrare una sciocchezza, ma nella nostra vita possiamo incontrare tante situazioni in cui magari abbiamo delle aspettative o ci aspettiamo che Krishna reciprochi come vogliamo noi, e questo non succede, così come nella storia del re, del primo ministro e del pollice. Ma quello che Krishna ci manda è per il nostro bene, perché lui sa esattamente quello che è benefico per il nostro avanzamento spirituale e quello che invece non è benefico. E anche se noi inizialmente possiamo vedere questo come un'ingiustizia, Chitraketu poteva vedere un'ingiustizia, aver ricevuto una maledizione, rinascere come demone, addirittura come Asura. Lui l'accetta perché sa che se questo è successo è per volontà di Krishna. Così a noi può sembrare che a volte possiamo essere vittime di ingiustizia, di qualcosa che non è giusto. Un devoto non dovrebbe mai pensare, ma perché capita proprio a me? Non dovrebbe mai pensare così. Ma perché dopo tutto quello che ho fatto, ho cantato i miei giri, ho fatto questo, ho fatto quello, com'è possibile che proprio a me è successo questo?
Perché è proprio quello che serviva in quel momento per la nostra purificazione. Se Krishna vede questo, se Krishna vede questo atteggiamento, allora significa che siamo realmente coscienti di Krishna. Se noi invece non vediamo la mano di Krishna dietro ogni azione, dietro ogni situazione, significa che in fondo ci mettiamo noi al centro e non Krishna. Allora dobbiamo imparare a metterci da parte, a mettere Krishna al centro e ad accettare quello che Krishna manda come una benedizione per il nostro avanzamento. E per fare questo è indispensabile la compagnia di chi è impegnato in questo percorso. Da soli non si può fare. Mi sarebbe presuntuoso e artificiale. Non è possibile, per questo è indispensabile la compagnia dei devoti, così come Vita Asura sta parlando a Indra e gli sta facendo vedere la realtà, le cose così come stanno. E dopo aver ucciso Vita Asura, Indra, che comunque è un devoto, non è che è una persona ordinaria, è il re dei pianeti celesti, è completamente sconcertato, mentre tutti gli altri esseri celesti sono contenti, dicono finalmente questo demone è stato ucciso. Indra è triste, è rammaricato perché sa che ha compiuto un atto peccaminoso, ha ucciso un brahmana, un devoto di Krishna, e quindi compirà un sacrificio per chiedere perdono. E così anche noi dovremmo essere sempre coscienti che quando facciamo qualcosa che non va, quando ci comportiamo male, quando siamo violenti, per violenza, proprio oggi ascoltavo, essere violenti non significa essere violenti solo fisicamente, uno può essere violento anche, molto violento anche verbalmente, criticando, offendendo qualcuno. Quando facciamo qualcosa di questo tipo dovremmo subito pentirci e chiedere scusa. Questo ci purifica e questo ci permette di andare avanti nella vita spirituale. Diversamente, no. Diversamente non è possibile, c'è un blocco. Quindi Indra si pente di quello che ha fatto. E così questa storia ha veramente tanti insegnamenti, così come il Bhagavatam. Per questo è importante studiare il Bhagavatam, perché il Bhagavatam ci insegna quali sono le conseguenze di un'azione, se agiamo in un modo, che cosa otteniamo, come avere successo e come non avere successo, se ci comportiamo male. Infatti, il primo canto del Bhagavatam, uno dei primi versi, proprio Shukadeva Goswami dice: il Bhagavatam risponde a tutte le domande. Quindi sono testi sacri, non sono testi ordinari. E grazie a questi testi, grazie a questa conoscenza, possiamo imparare a discernere veramente chi è un devoto e chi non lo è, non dall'esterno. Nella Bhagavad Gita, se andate al capitolo 18, vedete lì ci sono tutte le qualità di un devoto, di un brahmana, di una guida. Quindi non dobbiamo mai essere superficiali nella nostra vita spirituale, non dobbiamo mai giudicare in maniera superficiale e dobbiamo sapere che la nostra vera ricchezza consiste nell'impegnarci e nel ricordare sempre Krishna. Questa è l'unica ricchezza, è l'unico dono che nessuno può toglierci. Tutto il resto può essere tolto da un momento all'altro. Dalle ricchezze, dalla casa, dalle famiglie, dal lavoro, dalla pensione, da questo, da quell'altro, tutto può esserci tolto da un momento all'altro. Quello che invece nessuno può toglierci è il ricordo di Krishna. E questa è l'unica salvezza, è quello che ci permette di superare questo oceano dell'esistenza materiale. Tutto il resto, proprio si fa questo esempio nelle scritture. Se noi ci attacchiamo a qualcosa di materiale, è come voler superare un oceano attaccandosi alla coda di un cane. Qual è il risultato? Non abbiamo successo né noi né il cane.
attaccandoci ai piedi di loto di Krishna, ossia le sue istruzioni e i suoi devoti, allora in questo modo possiamo superare questo oceano dell'esistenza materiale. Questo è l'insegnamento. Concludo con questa bellissima frase di Prabhupada. Il nostro solo dovere è quello di lavorare sinceramente, in modo che le nostre attività possano essere riconosciute da Krishna. Quello che è richiesto, che differenzia un devoto, è la sincerità in ogni azione, ossia l'agire senza secondi fini, essere sinceri, senza maschere, senza doppi fini, che è esattamente quello che manca nelle relazioni del mondo materiale. Ognuno agisce per avere qualcosa in cambio, che sia grossolano, sottile. Scusate. Nessuno lavora gratuitamente, nessuno è così felice di andare a lavoro la mattina. Se non fosse pagato, nessuno andrebbe a lavorare. Così come anche nelle relazioni si sta insieme perché in certo qual modo l'altra persona mi dà piacere. Appena l'altra persona non mi dà piacere, la relazione incomincia ad avere dei problemi. Invece Krishna, quello che vuole da noi è vedere questa sincerità nel servirlo in ogni situazione, qualunque essa sia. Citraketu ha accettato le sembianze di un demone. Così la qualità di un devoto molto elevato è che accetta qualsiasi situazione pur di servire Krishna. Qualsiasi situazione. Non fa compromessi, non chiede comodità, non chiede questo, non chiede nulla, se non l'unica sua richiesta è quella di poter servire Krishna vita dopo vita, di servirlo, ossia di servire il suo puro devoto e i suoi devoti. Perché noi sappiamo, Krishna dice, non è devoto che dice di essere mio devoto, ma che è devoto del mio devoto. In questo modo noi veramente otteniamo la misericordia da Krishna. E concludo. Vi ringrazio soprattutto anche perché so che la voce già non è delle migliori, quindi non è stato piacevole ascoltarmi. Vi chiedo scusa, però purtroppo è andata così oggi. Vi ringrazio a tutti dell'attenzione. Una bellissima storia. Chi può, vi invito a leggere questa bellissima storia di Vritasura, ricca di insegnamenti. Le spiegazioni di Prabhupada sono veramente nettare, sono veramente molto, molto belle, molto profonde. Quindi vi invito proprio ad approfondire questi testi. Ricordo anche che domani mattina studieremo insieme il Bhagavatam alle 7.45. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, se c'è un punto che vi ha particolarmente colpito nella vostra vita, o scosso. Sì, la lezione sarà molto bella perché in effetti come noi come mente tendiamo sempre a giudicare per quello che vediamo e quindi sbagliamo di principio. No, la mia domanda era questa, come possiamo reagire forse ho sbagliato il termine, quando non riusciamo a superare un nostro ostacolo nella vita, perché ognuno ha degli scogli che sembrano insormontabili, no? Sì. Però con la costanza, piano piano, penso che uno riuscirà. Quindi come possiamo reagire noi? Cioè, attaccandoci sempre di più a Krishna, e non pensare al problema? No. Se c'è un problema c'è la soluzione, un problema non c'è mai se non c'è la soluzione, e la soluzione è proprio cantare con attenzione i santi nomi di Krishna e chiedere aiuto ai devoti. Per questo si parla di compagnia dei devoti, di sadhusanga. Nella vita spirituale noi non siamo mai da soli, vita spirituale significa vita di associazione, vita di compagnia. E uno dei sei scambi d'amore tra devoti è proprio quello di aprire il proprio cuore, la propria mente su delle difficoltà che si incontrano nella vita spirituale, che inevitabilmente incontreremo. Se non le superiamo, Krishna è così gentile che ce le ripresenta continuamente fino a quando non le superiamo.
E per superarle bisogna veramente prendere rifugio nel canto, nei santi nomi, in maniera attenta. Dobbiamo cantare i santi nomi, cercando, sforzandoci il più possibile di cantare in maniera attenta. Il nostro avanzamento spirituale dipende al 90% da come cantiamo i santi nomi di Krishna, dall'attenzione con cui cantiamo i santi nomi di Krishna. Krishna è reciproca, appena vede da parte nostra il desiderio sincero di servirlo e ci aiuta a superare queste difficoltà. E come ci aiuta? Ci dà l'intelligenza per prendere rifugio in Lui, per accettare queste difficoltà come una sua misericordia, perché quando noi siamo in difficoltà, ci aggrappiamo di più a Lui, cerchiamo aiuto. Se andasse tutto bene, noi non cercheremo aiuto in Krishna, non cercheremo rifugio. Invece, quando siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di aiuto. Quindi queste difficoltà in realtà sono una vera benedizione, perché ci permettono di impegnarci di più nel canto e di cercare di più la compagnia dei devoti. E non dobbiamo mai pensare di poter superare queste difficoltà da soli o semplicemente con uno sforzo intellettuale, intellettivo. Dobbiamo impegnarci nel canto e nel servizio. Quello risolve tutti i problemi. Non c'è un altro metodo. La coscienza di Krishna Prabhupada spiega è semplice. È semplice per i semplici. È complessa quando ci mettiamo in mezzo noi, se quando non accettiamo le semplici istruzioni, però è semplice. Non so se risponde alla domanda. Sicuro? Sì. Allora, Hare Krishna. C'è Davide che chiede questo. Fa prima una premessa e poi fa una domanda. Io ho risposto, ho fatto un po' chiarezza tramite chat alla prima parte e ora ti porrò la sua domanda, la domanda finale. Ok? Allora lui dice questo. Non ho sentito la lettura, ma la predica, intende quello che lui ha ascoltato da quando si è collegato, mi porta a dire che nel messaggio dell'ISKCON ci sia una forte componente di pensiero cristiano. Cambiano le parole, il linguaggio, il sanscrito, eccetera. Ci sono tante rassomiglianze spirituali e anche morali tra le due vie, abbandono, servizio, coscienza e misericordia, condivisione con i fratelli, lode, preghiera, eccetera. Come ecco, a questo io ho risposto. Ho scritto, Hare Krishna caro Davide, grazie per la domanda. In realtà è esattamente il contrario. L'ISKCON è l'espressione di un puro devoto di Krishna, Srila Prabhupada, che è un rappresentante autentico della pura saggezza vedica. E i Veda rappresentano la conoscenza trascendentale e originale. È normale quindi che nelle espressioni religiose che si sono manifestate nel corso del tempo ci possano essere degli elementi in comune o parzialmente in comune con ciò che è possibile apprendere dai Veda. Poi gli ho detto, spero di averti offerto degli strumenti che possano esserti utili per far chiarezza su ciò che l'ISKCON e i Veda rappresentano. E lui ha detto grazie. La sua domanda è questa. Alla luce di tutto questo, come posso riconoscere la strada per raggiungere il successo spirituale? Provando, bisogna provare. E provare a fare l'esempio. E come Prabhupada fa un esempio, è come se io volessi. È come avere qua un barattolo di miele, Davide, no? Si chiama, e Davide. dico: Davide, questo miele è dolcissimo, è proprio buono, tanto buono. Ma finché tu non assaggi questo miele, rimarranno solo parole, il messaggio rimarrà superficiale. Devi provare. Devi provare a cantare il mantra di Krishna, provare a fare servizio, provare ad andare nei templi, provare a studiare questi libri, a leggere e vedrai il risultato. In questo modo potrai comprendere,
veramente cosa significa essere coscienti di Dio in ogni momento, coscienti di Krishna, provando, innanzitutto cantando il mantra di Krishna e frequentando i devoti, frequentando il tempio, cibandoti di cibo spirituale. Questa è la cura per la nostra malattia, la malattia del mondo materiale, essere identificati in questo corpo, pensare di essere questo corpo, questa mente. Prova, questo è l'unico consiglio. Ringrazio tutti. Ecco, una cosa importante, ascoltavamo proprio oggi in una lezione, una persona che è impegnata nella vita spirituale, una persona saggia, non pensa mai che il proprio cammino sia il migliore o l'unico che dà, l'unico che dà il vero risultato. L'invito è veramente a provare, perché altrimenti tutto rimane a livello astratto, rimangono solo le parole. Ma tu potrai vedere la differenza nella tua vita cominciando a cantare Hare Krishna, cominciando a studiare questi testi, che non sono testi ordinari. L'estasi, come diceva Rikita nella risposta, è l'estasi del puro devoto di Krishna, l'estasi del puro devoto di Dio, che parla proprio dell'amore di Dio. E questo amore, si parla tanto di amore, tu giustamente dici si parla amore, misericordia, tutti questi termini, ma la caratteristica fondamentale della coscienza di Krishna è che quando si glorifica Krishna, si canta il mantra di Krishna o si sta vicino ai devoti, quello che si chiede è servizio, cioè essere impegnati. Non si chiede mai qualcosa a Krishna o ai devoti per se stessi, questa è la caratteristica fondamentale. Ma si chiede sempre, quando noi recitiamo la mantra di Krishna, dovremmo recitare con questa attitudine: Krishna, che servizio posso rendere? Quando incontriamo un devoto, uno spiritualista, Prabhu, che servizio posso rendere? Che cosa posso fare? Metterci a completa disposizione senza chiedere qualcosa per noi. E questo ci aiuta a purificarci dalla malattia di voler essere i goditori e i beneficiari di tutto. Se tu cominci a cantare la mantra di Krishna, questa tendenza che è insita nell'anima condizionata, che è comune a tutti, quello di voler godere delle situazioni, delle persone, o di voler controllare, questa tendenza si purificherà grazie al canto del mantra di Krishna. Prova e poi vedrai i risultati, così come Prabhupada fa l'esempio. Se vuoi sentire la dolcezza del miele, devi assaggiarlo, così devi provare a cantare Hare Krishna. Davide ha scritto: grazie ancora, quindi vieni e vedi. Sì. Gli ho detto sì, vieni, vedi e canta Hare Krishna. Sì, questo è l'invito. Sì. È molto semplice, la vita spirituale è molto semplice, uno non pensa mai, non è un invito a rifiutare quello che si è fatto o quello in cui si crede, ma ad approfondire per comprendere realmente chi siamo e qual è lo scopo della vita, che è Krishna, che è Dio, la relazione che ci unisce. Jai Srila Prabhupada ki jai. Un ringraziamento a tutti, grazie per l'attenzione, anche agli amici e devoti da casa. E buona serata in coscienza di Krishna. Di Krishna.